Metodo Riducella, rimodella il tuo corpo. Ne parliamo con le nostre esperte, Monica dell'Estetica La Fonte del Benessere di Monte San Savino, e do il benvenuto anche a Margherita del Centro Olistico Anime Corpo di Prato Vecchio. Com'è il cognome, Margherita? Zarzka. Perfetto, avete capito perché non l'ho chiesto. Allora, partendo proprio da te, Margherita, vogliamo rispiegare ai nostri telespettatori che, in che cosa consiste, perché già le immagini sono partite, no? Allora, il metodo Riducella è un ottimo metodo, un bendaggio di sali minerali che con reazione di osmosi rilascia il suo bene e toglie le tossine che noi accumuliamo durante tutta la nostra vita. Quindi è una disintossicazione del nostro corpo, no? Sì. Ecco, e vediamo anche tutti questi bendaggi, e lo chiedo anche a Monica perché giustamente Margherita è stata molto efficace e esplicativa, perché più semplicemente di così non poteva essere chiara. Ecco, come avviene? Vediamo qui da un'operatrice, sì, che poi è una vostra collega, certo, che lo sta facendo. Allora, il bendaggio viene eseguito con 28 bende su tutto il corpo, partendo dagli arti inferiori, alzandoci verso la parte superiore. Quindi del corpo. Veniamo bendati come una bella, sì, mummia. Assolutamente. Le bende vanno applicate tutte con una certa logica, non si può applicarle ad occhio, logicamente. Questo non è a caso, ci affidiamo a professionisti del settore. Assolutamente. E vanno tenute in posa per 70 minuti. Mm-hmm. Assolutamente. È importante anche rispettare proprio i tempi di posa, non 50 minuti, non 80 minuti, 70 minuti. E la cosa importante, Margherita, è che però prima e dopo vengono prese anche le misure, no? dei vari punti del nostro, certo, corpo. Così teniamo sotto controllo i risultati che otteniamo con questo metodo. Quindi praticamente prima in quanti punti viene presa? I 16 punti misuriamo la cliente prima e dopo il metodo. Detto questo, però, vorrei sapere anche come ci regoliamo per capire quanti trattamenti devo fare. Questo va sempre in base all'età della cliente. A 20 anni serviranno due trattamenti, quindi un trattamento ogni 10 anni d'età, 30, sì, anni tre trattamenti, a 40 anni quattro trattamenti e così via. Mm-hmm. Questa è logicamente la cliente di 45 anni, bisogna valutare noi, certo, se è il caso di eseguirne 4 oppure 5, quello sarà l'operatrice esperta che valuterà. Voglio dire, il numero di sedute. In questo salotto sono passate, insomma, anche tante altre vostre colleghe, perché questa metodologia di Riducella, insomma, è stata sposata un po' nella sua filosofia da tante professioniste sparse un po' ad Arezzo e nella nostra provincia. Margherita, senti, e per fatto questo poi, per il mantenimento, ecco, in questo caso? Per mantenimento ogni 45-60 giorni si fa un trattamento di richiamo, eventualmente dopo un anno rifà tutto il percorso di 4-5 sedute. Ecco. Però ecco, c'è un altro aspetto da mettere in evidenza, no? Uh-huh. Che forse non abbiamo mai veramente affrontato. Nel periodo in cui io devo fare, che ne so, ho 50 anni, devo fare 5 trattamenti, sì, no? Posso integrare, che ne so, se ho un po' di pancetta, un trattamento alla pancia, un po' di cellulite, fare un linfodrenaggio, qualcosa? Allora, al massimo si può eseguire nell'arco delle 5, prendiamo 5 sedute, sì, quindi ho fatto un esempio. Una seduta ogni 15 giorni, sì, il periodo è di 2 mesi e mezzo di trattamento. Quindi ogni 15 giorni abbiamo questo, sì, trattamento. Nell'arco di questo periodo, di queste 5 sedute, assolutamente è bene non integrare nessuna metodologia o nessun'altra tecnologia, perché già il metodo è molto attivo da solo, non c'è bisogno di integrazioni. Questo è fondamentale, il protocollo prevede questo e questo è veramente fondamentale rispettarlo. Ma perché questo? Perché? Perché il metodo è molto attivo e smuove parecchio, altamente detossinante. Sì. Noi diamo, con questo metodo, diamo del lavoro al nostro organismo che dovrà smaltire queste tossine. Non a caso, come avete detto, sì, il trattamento avviene una volta ogni 15 giorni. Si dà il tempo alle renie, il fegato, di elaborare tossine che abbiamo smosso. Capite? Cioè, voglio dire, guardate che non è facile. Lei ha menzionato un organo, insomma, che viene definito dalla medicina proprio il nostro depuratore, certo, no? Il nostro filtro. Quindi se noi non diamo questo tempo, non ci facciamo del bene, ma forse ci facciamo del male. No, rischiamo di non ottenere il risultato che ci attendiamo da questo metodo. Al massimo possiamo integrare
una manualità linfatica che aiuti proprio il favorimento di questo smaltimento delle tossine, sì, o di pressoterapia proprio per favorire questo, ma proprio al massimo. Altre manualità con altri prodotti, fanghi o altre tecnologie, assolutamente no. Il metodo è completissimo. Quindi Margherita, insomma, voglio dire, la cosa importante è affidarsi anche all'esperto, no? Siamo qui apposta. Quindi ecco, diciamo che dovete seguire i consigli, sì, di chi effettivamente, alle quali, insomma, alle persone alle quali, sì, insomma, vi affidate, e cercare, insomma, di rispettare i tempi canonici e vedere i risultati alla fine. Sì. Allora io ringrazio le mie ospiti e vi ricordo Riducella, questo metodo che rimodella il tuo corpo.